Buongiorno, buongiorno, Daniele Haddad, pilota eSports e coach per ADT eSports Academy. Oggi siamo in Australia, siamo con la Ferrari su F1 24, andiamo! La DRS aperto, settima, ottava e sta per iniziare il giro in Australia. Approcciamo subito la curva 1, occhio, si frena subito intorno ai 100 metri, si va in frenata giù fino alla quinta, si attacca al primo cordolo, si esce molto al limite con i track limits, sesta, settima marcia, altra zona DRS, prima di arrivare a una curva abbastanza lenta, su cui freniamo ai 100 metri, scaliamo fino alla terza marcia, aggressivo sul gas, occhio a non perderla per l'entrazione, terza, quarta marcia nella sinistra, tutta in piena, questa a destra prima di finire il primo settore e buttarsi in una curva velocissima, dalla settima alla sesta marcia, un tocco sul freno e presto presto sul gas perché davanti avremo un rettilineo lunghissimo, un'ottima opportunità di sorpasso, si apre il DRS lì dove quest'anno, dagli ultimi anni, non c'è più una chicane che divide questo lungo rettilineo, avremo invece questa chicane lunga a sinistra-destra che affronteremo dall'ottava alla settima marcia senza freno quest'anno, basta semplicemente attaccarla con aggressività ma con pulizia dell'angolo sterzo, si arriva poi nell'ultimo settore appunto con la quarta marcia scalata verso questa curva destra, attenzione alle ultime due curve, è molto facile perdere la trazione, specie in uscita dalla penultima, giù fino alla terza marcia, via sul gas presto, non facciamo addormentare la macchina, terza, quarta, sharp shift in quinta, sfruttiamo il cordolo, si lotta un po' con il sottosterzo in questa curva e finisce il giro in un primo 14 e 191.